Ciao a tutti, ciao Marco, sono appunto qui con... Ah no, non è ancora iniziata. Ah. Forse siamo partiti. Ciao Marco, ciao a tutti, sono qui oggi con Marco Zecca, ipnomental coach, esperto di fascinazione e mesmerismo. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Senti Marco, io appunto volevo sapere qualcosa di te, di quello che eri da ragazzino e che cosa ti ha avvicinato alla fascinazione, all'ipnosi, al mesmerismo. Quanto tempo abbiamo? No, scherzo. Immagino tutti gli anni precedenti. Allora, da dove partiamo? Partiamo dall'inizio. Partiamo che io sono appunto un hypnomental coach, per cui sono un life coach a tutti gli effetti che accompagna le persone a raggiungere i propri obiettivi desiderati. E all'interno di questi percorsi utilizzo appunto un mezzo molto potente, molto importante, che è l'ipnosi non terapeutica. Quando ho iniziato? Ho iniziato da ragazzino, un po' come fanno tutti i ragazzini che si appassionano di mistero, delle cose curiose, delle cose esoteriche, studiano, leggono. E poi trovano il filone che meglio preferiscono. E io ho scoperto appunto. Il tuo talento, è venuto fuori il tuo talento. Probabilmente sì. Ho comprato tanti libri di ipnosi, ma come si sa, comprando solo i libri non ci si può formare, non si impara più di tanto. Ed era veramente curiosa come disciplina al tempo, anche se non è una disciplina. E allora, andando avanti negli anni, non rimaneva che iniziare a fare un corso, a imparare come si faceva, se era veramente possibile ipnotizzare una persona e persuaderla a farle fare delle cose, ovviamente per il suo benessere o per il benessere degli altri. E quindi ho iniziato con il mio primo corso di formazione. E poi via via dei master, degli altri corsi di approfondimento con Tom Silver, che è un grande ipnologo americano, con Marco Parrett, con Marco Pacori, che sono tutti nomi importanti del campo, del settore. E finché ho detto, ma bello, adesso sappiamo ipnotizzare, siamo bravissimi, e cosa ce ne facciamo di questa ipnosi? Adesso che abbiamo imparato a praticarla, cosa ce ne facciamo? Utilizziamola in maniera intelligente. E quindi ho abbinato al mio lavoro di coach proprio questo mezzo potente dell'ipnosi, perché permette di amplificare tutte quelle che sono le risorse, le potenzialità che si possono creare, recuperare nella persona per aiutarla appunto a raggiungere la serenità, ma la serenità nel senso che raggiunge il tuo obiettivo desiderato, sorpassando quegli ostacoli che in qualche modo ti bloccano. Fantastico, proprio fantastico. E volevo chiederti, ma che cos'è la fascinazione e il mesmerismo? Cioè le differenze, che cos'è una, che cos'è l'altra? Guarda, sono due tecniche, possiamo chiamarle così, che derivano da tempi antichi. Perché? Perché la fascinazione è intanto il modo di indurre un'induzione ipnotica a tutti gli effetti, utilizzando solo lo sguardo, quindi tramite la fissazione dello sguardo. Come avvenga di preciso, forse scientificamente nessuno lo sa, nel senso che scatta quel meccanismo, quello switch che fa portare l'altra persona in quel determinato stato di trance ipnotica. Trance è una parola molto brutta, a mio parere, perché sembra che vai a finire in chissà quali universi paralleli o perdi coscienza. Sembra che Ma uno vada sì, in coma. ma invece no, assolutamente, è solo un termine tecnico che hanno utilizzato. Quindi vai in questo stato modificato di coscienza, si chiama così. E da lì puoi lavorare in determinati ambiti che poi vedremo. Da cosa nasce la fascinazione? Beh, i più grandi ipnotisti, parliamo dell'Ottocento, ma ancora prima del Settecento, e qui ci riagganciamo poi col mesmerismo, utilizzavano già la fascinazione, ma non è poi altro che un modo per fascinare, dal quale deriva la parola affascinare. Cosa significa? Che quando sei affascinato per qualcosa o per qualcuno,
rimani attaccato, rimani collegato, rimani attratto a tutti gli effetti. È un po' quello che utilizzano i serpenti. Sai, quando i serpenti individuano la preda, iniziano a fissarla e la fascinano, la inchiodano proprio con lo sguardo, in modo da poi riuscire ad attaccare. Lo vediamo per esempio nel serpente, cos'era, del film della Walt Disney, forse sì. Libro della giungla, che aveva gli occhi che giravano, che pronti... ecco. Sì. Quello è mesmerismo. Quella è fascinazione. Ah, quella è fascinazione. Quella che differenza c'è? Che differenza c'è? Allora, il mesmerismo nasce da Mesmer, che era un medico tedesco che ha operato nella seconda metà del Settecento, la faccio molto breve, se no stiamo qui dei giorni, che aveva scoperto che ogni corpo, ogni persona, ogni oggetto è percorso da una sorta di fluido magnetico. E lui lo chiamava fluido universale, perché è quel fluido, possiamo chiamarlo quell'aura, quel campo magnetico che percorre ogni corpo, mediante il quale, secondo lui, quando noi ci ammaliamo, non stiamo bene, abbiamo dei problemi, è perché questo fluido non circola più come dovrebbe o viene interrotto. Per cui lui aveva scoperto prima il modo di utilizzare questo magnetismo con delle tecniche che erano proprio fisiche, cioè prendeva dei grandi magneti, delle grandi calamite e ponendole sulle varie parti del corpo che erano doloranti o avevano dei problemi, e riusciva a guarire le persone. Sicché ha detto, ma siccome tutti i corpi sono percorsi da questo fluido magnetico, perché invece di utilizzare le calamite non posso utilizzare le mie mani, per esempio, o il mio corpo? E da lì è nato il mesmerismo, che è proprio una tecnica vera e propria. Parliamo della fine del Settecento. Operavano praticamente come se fosse con il mesmerismo, praticamente come se senza anestesia andava a sostituire l'ipnosi. Guarda, o no? Il mesmerismo, adesso spiegarlo a voce senza farlo vedere è un po' complicato, ma per farla breve si utilizzano dei passi magnetici che non sono altro che dei passaggi fatti proprio con le mani sulla persona in un determinato modo, tanto da indurre uno stato ipnotico vero e proprio. Se questa tecnica del mesmerismo viene applicata anche la fascinazione insieme, si crea un mix molto potente per arrivare più la direttamente. La fascinazione, Marco, scusami, si usa con lo sguardo. Sì. Il mesmerismo con questi passi magnetici, diciamo, come diceva Mesmer, è un po' come trasmettere l'energia dell'universo, la nostra energia, all'altra persona. Fantastico questa cosa. Assolutamente sì. Poi se andate sul mio canale vedete anche dei video a riguardo, sia di fascinazione che di mesmerismo. E abbinati insieme ovviamente generano un potere ancora maggiore di azione. È curioso come nella mitologia già si parla di fascinazione, perché se pensiamo ad esempio al mito greco di Medusa, sai quella donna che aveva i serpenti in testa? Sì. Ok, che chiunque incrociava il suo sguardo si pietrificava. Il concetto è esattamente lo stesso. Praticamente usava la fascinazione. Infatti si diceva che non bisognava mai guardare Medusa, perché sennò diventavi di pietra e morivi sostanzialmente. Non dovevi mai incrociare il suo sguardo. Sono tecniche usate da tantissimo tempo, ma ne parlavano addirittura i romani. Lo chiamavano il fascinus, che era secondo loro il modo per trasmettere il malocchio. Quindi la fascinazione alla doppia interpretazione, quello di attrarre, quindi con lo sguardo, quindi uso il termine bloccare, ma per farvi capire non è che si blocca la persona, ma si aggancia, ecco. E nel termine letterario era l'influsso per mandare il malocchio. Quindi con la fascinazione uno può mandare pure il malocchio. No, però secondo le antiche credenze sì. Anche se, come ti dicevo prima, è difficile spiegare come avviene il meccanismo fisico,
Perché secondo me c'è anche un qualcosa di più sotto, c'è una trasmissione di un pensiero forma, c'è la trasmissione di un simbolismo che si innesca proprio attraverso lo sguardo. Sai come si È dice? qualcosa di energetico, quindi funziona più, cioè funziona con tutte le persone o si riesce a far funzionare meglio il tutto con persone più predisposte, dove magari c'è un feeling maggiore. Guarda, ci sono tanti fattori che influenzano l'efficacia della fascinazione o comunque di tutte le tecniche ipnotiche, che sono le tempistiche. Quindi, essendo noi tutti diversi uno dall'altro, abbiamo i nostri tempi di reazione, abbiamo le nostre modalità di reazione, abbiamo tutte quelle particolari predisposizioni o blocchi verso l'operatore, cioè verso chi ipnotizza, posso dargli fiducia, posso non dargli fiducia, quindi creare le mie barriere oppure aprirmi totalmente. Ci sono tanti fattori che influenzano questa cosa, per cui potenzialmente siamo tutti ipnotizzabili, tutti sono ipnotizzabili, ma con le determinate varianti, ovviamente. Con i tempi, le varianti, le caratteristiche, magari c'è chi si fa, immagino, ipnotizzare e si ha più un'efficacia, magari su altri ha meno efficacia, no? Assolutamente sì, poi dipende sempre su cosa si lavora e quanto la persona è predisposta a lavorare, nel senso che quelli che dicono sì, voglio provare, fai, fai, dai, 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 fammi vedere come funziona e tutto quanto, poi alla fine in realtà dentro di loro hanno sì, voglio provare di fuori, ma di dentro magari ho una paura terribile, anche inconscia, quindi mi metto i miei blocchi e non permetto all'altra persona di entrare, no? In questo senso. Se una paura, cosa succede? Di fatto. No, non succede niente. Se tu non vuoi essere ipnotizzato, non c'è santo che tenga, non c'è nessuno che ti può ipnotizzare con la forza. Okay? Sì, infatti. Quindi deve esserci ovviamente una predisposizione da parte della persona, ma deve essere anche consenziente di volerlo fare. E questo avviene tutto a livello non verbale, giusto? Guarda, ci sono. Allora, se parliamo di fascinazione, sì, se parliamo di La mesmerismo anche. fascinazione avviene a livello non verbale. Sì, fascinazione, mesmerismo e tutte le tecniche non verbali non si parla chiaramente. Ci sono Esatto. poi tecniche dove si utilizzano solo gesti e suoni, quindi proprio suoni emessi con la bocca. E poi ci sono le classiche tecniche più conosciute, tipo l'ipnosi ericksoniana, che è invece basata solo sul dialogo ipnotico, quindi proprio parlare. Ah, il dialogo ipnotico. Ho capito. E adesso ti faccio una domanda che va a finire proprio su quello che è l'argomento che tratto io Certo. nel finale. E possiamo far innamorare con la fascinazione? Sì, barra no. Allora, spieghiamo sì perché no perché. Sì, perché in realtà, come dicevamo prima, la fascinazione è il fascino che trasmettiamo. Ci possiamo ricollegare a quello che dicevamo anche col mesmerismo, perché parlando appunto di questa attrazione, quindi di questo magnetismo, che appunto Mesmer al tempo chiamava magnetismo animale, non perché si applicava agli animali, ma per animale nel senso di genere vivente, quindi sì, animali, ma anche esseri umani, c'è una vera e propria attrazione. Ed è quell'attrazione che noi, anche non volendo, il fascino lo trasmettiamo. Non dobbiamo per forza averlo, possiamo anche trasmetterlo. Lo trasmettiamo con il linguaggio del corpo, per esempio. È una cosa molto importante. Pensa che addirittura ci sono degli studi che dicono che quando una donna entra in una stanza dove ci sono diversi uomini, o in un locale o quello che è, ci sono diversi uomini, ha un sesto senso per riuscire a individuare quello che potrebbe essere l'uomo ideale per lei. Incredibile, sappiamo già tutto dentro.
Sì, e addirittura l'uomo ideale si intende quello che può proteggerla, quello che può curarla, quello che può procurargli il cibo, ma parliamo di situazioni ataviche, quindi quello che facevano i nostri antenati, cioè avere l'uomo cacciatore, l'uomo che ti protegge, che ti dà da mangiare, che ti procura sicurezza, eccetera, eccetera. A Questo solo quando una donna entra in mezzo a una stanza di uomini. quanto pare sì, riesce a individuare con, chiamiamolo un sesto senso, perché non saprei come altro chiamarlo. Questa situazione, qual è l'uomo che trasmette qualcosa? Ma allo stesso tempo noi quando siamo affascinati e quando ci innamoriamo, quando è che ci innamoriamo di una persona? Quando la riteniamo affascinante, fascinosa, io dico anche. Perché? Perché ci cattura, ci attrae per qualche motivo. È un innamoramento, possiamo dire che è un innamoramento, non è un amore. Okay, c'è una differenza se condividi questa cosa. L'innamoramento è molto più fisico, più di attrazione, più di piacere, di chimica. L'amore è più consenziente, cioè andiamo a creare, è quasi una decisione, una passione, è un po' differente. Eh sì, è anche un atto volontario amare, no? Quindi... Assolutamente sì. Mentre invece l'innamoramento è una cosa molto più istintiva, molto più naturale. Da cui veniamo attratti, da cui veniamo sedotti. E, come possiamo farlo? Tu dici, si può utilizzare la fascinazione? Inconsapevolmente diciamo che tutti abbiamo una certa quantità di fascinazione, no? Che trasmettiamo in modo inconsapevole, quello che hai detto prima, no? Assolutamente sì. Se invece si volesse usare l'arte, tra virgolette, della fascinazione per amplificare questo passaggio che è appunto l'innamoramento, oppure creare un'attrazione magari fisica e mentale più forte, si può fare? Guarda, io potrei dirti di sì, nel momento in cui lavoriamo non tanto sugli altri, ma su noi stessi, perché Ah, ci interessante. mettiamo noi stessi nella situazione, nella condizione, di essere piaciuti dagli altri. Ok? Cosa vuol dire? Sai che quando incontri qualcuno per strada che neanche conosci, magari dici: ma quella persona mi sta antipatica, neanche la conosco, non ci ho mai parlato, oppure mi dà fastidio, non mi ispira niente di buono, o al contrario, mi attrae tantissimo. È perché noi a livello sottile trasmettiamo sempre qualcosa. È quello che ci comunica senza che noi parliamo. Quando vedi una persona che ti sta antipatica, ma perché ti sta antipatica? Mica ha fatto niente, però sta trasmettendo un qualcosa che vibra con una frequenza che non si aggancia alla nostra. Ok? Aggancia la nostra, brava. Noi non possiamo tanto andare a influire sull'altra persona, ma possiamo migliorare noi stessi. Quindi possiamo andare a cambiare il nostro modo di porci e quindi farci piacere, farci attrarre dagli altri. Lo sguardo è molto importante, ovviamente, perché nel momento in cui noi vogliamo trasmettere un messaggio importante, ma sia nel business che nella vita privata, che in Certo. tutti i giorni, insomma, vogliamo trasmettere un concetto molto importante, dobbiamo fissare l'altra persona negli occhi, perché più trasmettiamo questa cosa di fissarlo negli occhi, e più il messaggio arriva chiaro. Questa è una tecnica proprio di comunicazione ipnotica. Quindi più Quindi io guardo una persona negli occhi e più do forza al mio pensiero, alla mia comunicazione. assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, questo provalo, provatelo tutti, perché è proprio efficace. Anche quando devi vendere un prodotto o qualsiasi cosa, quando devi trasmettere un messaggio forte, no? Forte, efficace, all'altra persona vuoi che arrivi in modo diretto, dritto negli occhi. Ho capito. E quindi questo è per quanto riguarda appunto la comunicazione e la fascinazione. Però, secondo te l'attrazione, la cosiddetta chimica che si dice, che poi non so se è chimica, quell'attrazione fisica si può appunto amplificare tra due persone, ovviamente dove c'è già un feeling, c'è un legame, si può amplificare con la fascinazione? Assolutamente sì, si può amplificare con l'ipnosi in generale, si può dire, perché appunto la fascinazione è una tecnica, però
Perché si può amplificare? Perché comunque l'ipnosi, per generalizzare ovviamente, è un mezzo, è uno strumento. L'ipnosi di per sé da sola non guarisce niente, non modifica niente, non fa fare nulla. È quello che tu fai dopo aver indotto lo stato ipnotico che ha efficacia. Per cui l'ipnosi è un mezzo per potenziare e amplificare quello su cui si vuole andare a lavorare. Pertanto è importante sia farsi dell'autoipnosi, chiamiamola così, che intervenire con l'altra persona. Se tu hai già feeling con l'altra persona, puoi ovviamente andare ad aumentare questa cosa. C'è da tenere un particolare riguardo a questa situazione, che comunque l'altra persona si fa ipnotizzare, proprio per parlare semplice. Si fa dare degli stimoli e delle induzioni nel momento in cui ritiene che moralmente sia una cosa giusta. Cosa Vabbè, ovvio. voglio dire? Se io cerco di ipnotizzare te e ti chiedo di, non so, toglierti la maglia piuttosto che prendere una pistola e sparare a un tuo caro, se non è una cosa che rientra nelle tue qualità morali o Ah, ecco, ho hai capito. delle problematiche psichiatriche particolari, non lo fai. Assolutamente. Quindi non esiste il fatto che si può indurre una persona a fare quello che non vorrebbe fare. Esattamente. Non Poi, per esiste. carità, ci sono state tante cose che screditano questo discorso, perché tu mi dici, ma allora tutte le rapine che fanno sotto ipnosi, quando Infatti. si abusa di una persona sotto ipnosi, sì, si può fare, si fa. Il problema è che ne sei consenziente, quindi alla fine cosa ne guadagni dopo non lo so. In che senso ne sei consenziente? Cioè, se ti fanno una rapina sotto ipnosi, come è già successo, il problema è che tu, quando tutto è finito, sai chi è stato. Quindi non è che non ti ricordi più di niente, di nessuno, è successo, è buono per lo spirito, no. Per cui anche chi la pratica non so quanto possa essere utile questa cosa, anzi niente. Assolutamente, assolutamente. Bene, senti Marco, volevo chiederti una cosa. Io so che appunto hai fatto anche degli se si può delle dimostrazioni, tra virgolette spettacolo, ma non è spettacolo, delle dimostrazioni di queste pratiche, quindi di ipnosi, fascinazione e mesmerismo, e ti ho visto vestito in modo teatrale, no? All'epoca appunto ottocentiana. Raccontaci qualcosa. Sì, in realtà. Ottocentiana. Vabbè, dai. Sì, in realtà li puoi chiamare spettacoli, anche se non è carino, nel senso che ho fatto delle ipnosi da palcoscenico, come più comunemente si dice. Palcoscenica, bravo, ma Qual è lo scopo? È quello di trasmettere appunto la conoscenza dell'ipnosi. In questo caso in vesti ottocentesche, perché la ripropongo ogni tanto anche come si faceva veramente nell'Ottocento, quindi utilizzando le tecniche antiche. bello, deve succedere. Ho fatto degli studi recuperando testi antichi per cercare di risalire alle origini, cioè come si faceva veramente una volta. Ah, quindi usi anche le calamite? Non le utilizzo perché non ha senso. Cioè sì, posso far vedere come funzionavano al tempo, ma non. Ci sono delle cose molto più belle e Ah, più. bene, allora saranno cose da scoprire, insomma. Se Assolutamente sì. puoi avvisare quando riproporrai ancora questi spettacoli, queste dimostrazioni da palco. E poi volevo chiederti una cosa: hai ideato una cosa bellissima. Vabbè, tu fai sessioni private, proprio per aiutare tramite l'ipnosi le persone a raggiungere i loro obiettivi e a scoprire anche il proprio talento, no? Assolutamente. Ecco, e infatti ho visto anche un tuo video di presentazione dove dai supporto, aiuto a migliorare gli artisti, ad esempio. Sì, c'ho un programma che ho fatto partire da poco, sta già funzionando, lo stiamo già più che testando, funziona.
che è quello dedicato proprio agli artisti, quindi cantanti, ballerini, musicisti, perché per potenziare intanto le loro capacità e il loro talento che già hanno magari o che non hanno ancora, quindi per migliorarlo, per crescerlo e per togliere tutti quelli che sono i blocchi, le paure inerenti alle varie materie. Quindi fammi dire, la paura di salire sul palcoscenico, che ti viene la tremarella quando devi affrontare un pubblico, parlare in pubblico, oppure anche semplicemente migliorare la propria preparazione, quindi arrivi a fare una performance, hai reso malissimo, cerchiamo di capire perché, non hai studiato abbastanza, hai paura del giudizio degli altri, non ti senti importante, cioè sono un sacco di fattori che comunque ti possono e ci possono bloccare. Certo. Quindi questo è uno dei programmi, sì, dedicato agli artisti, poi ne ho uno dedicato specialmente al business, quindi. Tu sei vicino a me, scusa se ti interrompo, di Torino, no? Sì. Sì, Moncalieri, posso dirlo, no? assolutamente. Siamo vicini. E hai ideato ancora un'altra cosa molto carina, molto bella, molto simpatica, che si intitola Ipnosi in salotto. Che cos'è? Ipnosi in salotto è una cosa che è nata quasi per gioco, perché spesso facevo dimostrazioni o comunque sessioni di gruppo, piccoli seminari. E spesso le persone o non riuscivano a venire, o quando è che lo fai di nuovo, o oggi non riesco, oggi non posso di qua e di là, e loro ho detto, ma se Maometto non va alla montagna, mandiamo la montagna da Maometto. Quindi ho creato questa ipnosi in salotto dove una persona qualunque come te, può invitare degli amici, dei parenti, chi vuole, nel proprio salotto di casa e io vado a fare una dimostrazione a casa direttamente della persona. Quindi faccio provare, faccio fare dei piccoli giochi, dei piccoli esperimenti, tutto in modo assolutamente sicuro e divertente. Perché? Perché questa è proprio la missione che ho e che ho con l'Associazione Italiana Ipnosi di cui faccio parte, cioè quella di far conoscere l'ipnosi per quella che realmente è, perché purtroppo ancora oggi ci sono tutti questi veli, questo velo di mistero, di oscurità, di questa cosa che ti svieni, ti fanno fare tutto quello che vogliono. No, non è così, anzi, per fortuna in questi giorni, giorni intesi come tempi, si sta utilizzando anche negli ospedali, al posto dell'anestesia, cioè si stanno facendo degli interventi anche importanti grazie all'utilizzo dell'ipnosi. Dell'anestesia, ma penso anche come sostegno morale anche magari ai malati, no? Quindi ai pazienti. Certamente, poi c'è tutta la parte terapeutica, ovviamente psicoterapeutica, e è un mondo che ha veramente tante possibilità. Ed è bello che le persone. Scusa? Bisogna togliere lo spauracchio dell'ipnosi. Ma infatti lo scopo è proprio questo, perché poi in realtà si sta proprio bene. Cioè, dopo una sessione di ipnosi che invito tutti a provare, con professionisti che siano seri professionisti, quindi formatevi prima. È un'esperienza che comunque, se fatta come si deve, ti dà un beneficio incredibile per quanto tu poco ci lavori. Dicono che addirittura 5 minuti di ipnosi equivalgono a quasi 5 ore di sonno, quindi è una cosa che comunque ti porta in uno stato bello e piacevole. È vero che ci sono anche delle tecniche sempre di ipnosi, non so come si chiamano esattamente, che portano al ringiovimento. Guarda, ti posso dire che quello che tu pensi lo puoi modificare, cioè la realtà che tu ti crei la puoi modificare come vuoi. Sì, potrei dirti di sì, nel senso che puoi lavorare nel modo in cui suggestioni, uso delle parole un po' delicate, forse neanche nel modo giusto, ma per farvi capire, suggestioni te stesso ad essere migliore, cominci a vederti migliore. E più migliori, più il tuo fisico migliora, cioè più tu stesso migliori, perché entri nella condizione mentale in cui sei convinto che diventa l'assoluta realtà. Non so se mi sono spiegato, è difficile come concetto. È fantastico. Noi siamo
possiamo essere padroni di noi stessi in realtà, in tutti gli effetti, e non lo sappiamo. Ma tu considera che la nostra mente, il nostro cervello è un abilissimo muscolo che si specializza a fare le cose. Cioè, se tu sei oggi triste, domani sei triste, dopodomani sei ancora più triste. E quando lui, il tuo inconscio, la tua mente, comincia a rendersi conto che funziona, diventa sempre più bravo a fare quella cosa. Quindi tu diventerai addirittura depresso, diventerai oltre quello che puoi immaginare. Ovviamente anche nel bene, non solo nel male. Quindi se tu ti convinci che oggi è positivo e bello, domani lo stesso, dopodomani ancora di più, allora lui comincerà a convincersi che è l'assoluta realtà e si specializzerà nel diventare sempre più bravo. Quindi Benissimo. riusciamo. Non è facile, chiaramente, ma potenzialmente sì, assolutamente sì, possiamo gestirci come meglio vogliamo. Certo, ci sarà un percorso, no? Non è che uno Certo. va su due piedi, però i benefici sono meritevoli, insomma, merita Anche perché entrare. considerare che lavorare su noi stessi è difficilissimo. Anche noi, comunque i miei colleghi, per quante ne sai e quante tecniche applichi sugli altri per aiutarli, quando le devi fare tutte su te stesso, farle funzionare è veramente dura. Come Perché comunque la nostra mente ce la conta come più gli piace, per cui si innescano tutti quei meccanismi di autoscuse, giustificazioni, eccetera, eccetera. Quindi è sempre meglio avere un esterno che ti accompagna in questi percorsi. fatto che hai appena detto, la nostra mente ce la racconta come vuole, vuol dire che fa un lavoro che ci rema, ci, se vuole ci può remare contro. Sì, Crede. guarda caso l'hanno chiamata mente, perché ci mente proprio. Bravo, vero, condivido su questo. E quindi niente, Marco, volevo appunto ringraziarti, mi piacerebbe appunto che tu rendessi noto il tuo sito. Sì, beh, il mio sito ne ho due, in realtà. Uno è più dedicato all'ipnosi in se stesso, un po' sulla storia, sulle cose particolari, sugli aneddoti, e si chiama www.mesmerismo.it. E poi ne ho un altro, che è quello più ufficiale del mio lavoro, che si chiama www.marcozecca.com, è più facile da ricordare, dove si possono trovare tutti i percorsi che ho elencato prima, nello specifico, andatevele a leggere. E poi ovviamente sono disponibili su tutti i canali, YouTube, Facebook, ci sono ovunque, per chiedere informazioni o quello che più vi interessa. Quindi sei anche giovanissimo, Marco, non so se sono gli effetti dell'ipnosi. Hai visto? Ci sono già riuscito allora, vedi? Non te ne sei accorta. No, Ti vedo no. giovanissimo. Grazie, Ah, magari. senti Marco, io ti ringrazio tanto perché mi ha fatto piacere parlare con te, conoscerti, poi tra Anche l'altro siamo vicini e potremmo in qualche modo incontrarci, collaborare, e parteciperò sicuramente a qualche tuo incontro. E ne organizzerò sicuramente qualcuno come magari ipnosi, partendo dall'ipnosi in salotto. me. Perché no? E Perché no? Così invitiamo anche i tuoi ascoltatori, chi ti segue sul tuo canale. certo, sarebbe un'idea fantastica. E con questo ti ringrazio, spero appunto che sicuramente tu hai dato una visione più ampia, più specifica di quello che è appunto la fascinazione, il mesmerismo, l'ipnosi, perché sono tutte parole che si sentono magari un po' ovunque, ma poi non è che si conosce bene o si sa bene a fondo di cosa si tratta, no? E così hai dato proprio una bella panoramica e hai spiegato un pochino le cose. Quindi dobbiamo allenarci e allenare anche lo sguardo, gli occhi. Ci sono degli esercizi per concludere, un esercizietto che ci può aiutare ad allenare il nostro sguardo, a renderlo più seducente. Beh, assolutamente sì. Un esercizio semplice che si può fare davanti a uno specchio di casa. Se avete uno specchio, penso che tutti abbiano uno specchio di casa, dove ci si può vedere circa dalla fronte almeno fino al petto. E l'esercizio è
banalissimo, cominciare ad abituarci a guardarci negli occhi. Primo perché non tutti sono così disposti a guardarsi negli occhi, cioè guardare se stesso non è sempre così facile per tutti. E seconda cosa, cominciare ad abituarsi a guardarsi negli occhi, cercando di non sbattere le palpebre. Questo è un esercizio che è l'introduzione per poi quelle che sono le tecniche di fascinazione, ma per quello che dicevo prima, quindi per iniziare a trasmettere proprio con lo sguardo, cioè agganciare la persona con lo sguardo per trasmettere il concetto che abbiamo bisogno in quel momento, insomma. Quindi Quindi non cominciare a fissarci bisogna. e poi provate proprio con altre persone quando state parlando del più del meno. Noterete che magari tanti abbassano lo sguardo, quindi tolgono lo sguardo perché si sentono, passami il termine, aggrediti, quindi vuol dire che state in qualche modo penetrando, no, col messaggio che le stai dando, cioè con la fissazione dello sguardo, nel momento in cui uno distoglie lo sguardo perché si sente minacciato, o comunque parliamo di situazioni inconsce, o comunque si fa fatica a sostenere il tema o il discorso dell'altra persona. Quindi vuol dire che in quel momento quella persona è un gradino più in su di te, non di importanza, ma come impatto, no? Di contenuti. Certo. Bene, Marco, io ti ringrazio. Tu fai anche corsi di fascinazione. Stiamo facendo partire dei corsi, sì, con l'associazione, appunto, l'Associazione Italiana Ipnosi, saranno a Milano e non solo. Per cui sì, se mi seguite io li pubblicherò, aggiornerò quando c'è qualcosa, sicuramente. Benissimo. Marco, ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento di giornata e. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao Marco, ciao, Grazie. grazie mille, ciao.